veramente inaspettata questa folla, quindi vi ringrazio moltissimo. E, no, due parole soltanto, due parole di ringraziamento veramente, veramente sentito. Voi in questi 20 mesi, con tutte le difficoltà che ci sono state, pandemia, guerra, crisi energetica, necessità poi di rispondere a queste sfide, voi avete svolto un servizio straordinario, ai cittadini, aiutandoli a seguire, a comprendere quello che avviene spesso nel palazzo e spesso viene visto come misterioso. Un servizio straordinario alla democrazia italiana. Voi siete una stampa libera e avete avuto dal Presidente del Consiglio, da me, il rispetto che si deve a una stampa libera, rispondendo alle vostre domande al meglio possibile, con la massima sincerità, la massima chiarezza. E veramente questo, oltre al fatto che occorrerebbe sempre farlo, ma è anche un segno di profondo rispetto nei confronti vostri, nei confronti della stampa. Il vostro servizio a favore alla democrazia rimane fondamentale e questa è una cosa che voi sentite profondamente, non ha bisogno di essere richiamata da me. È stato anche, devo dire, una collaborazione piacevole anche dal punto di vista umano. Il fatto di rivedere i vostri visi con regolarità, nessuno di voi si aspettava che avremmo fatto così tante conferenze stampa. E anche con tranquillità, perché queste conferenze stampa duravano spesso ore indefinite, quindi anche poi dopo io venivo rimproverato naturalmente perché avrei dovuto dire no, una domanda sola, sono riuscito a dirlo una volta sola. E basta, ora basta con le domande, e non riuscivo spesso a dirlo, quindi grazie anche di questo. Poi vorrei un ultimo ringraziamento darlo a tutto lo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, sia per come diciamo, ha seguito questo dialogo di questi 20 mesi tra voi e me, e sia anche per tutta la campagna di comunicazione che è stata fatta sul PNRR, che è stata e sarà molto importante. Grazie ancora. Grazie a lei.